Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, è lui. Altri dicevano, no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva, sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, È un profeta. Gli replicarono, Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse, Tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, E chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù, Lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, Credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Miracolo di Gesù. Gesù che incontra un uomo che era cieco dalla nascita, non aveva mai visto niente, e lo guarisce. È un miracolo che racconta il Vangelo di San Giovanni molto a lungo, proprio per far capire l'importanza di questo miracolo. Quello che vorrei aiutarvi a scoprire che Gesù di fatto a quell'uomo cieco fa due miracoli. Il primo miracolo gli guarisce gli occhi del corpo. Vediamo che sì, Gesù arriva, vede questo uomo cieco, non aspetta neanche che il cieco lo preghi, non aspetta neanche che il cieco chieda aiuto. Non si fa neanche riconoscere dal cieco. Lo vede, ha compassione, vedendo in che condizione è, e dice il Vangelo, fa un po' di fango con la sua saliva, gliela mette sugli occhi come un unguento e poi gli dice vai a lavarti alla piscina, c'era una piscina famosa lì vicino. Mentre il cieco si lava, Gesù va via. Perché quando il cieco torna che ci vede, non vede più Gesù. Gesù lo ha guarito, non si è neanche fatto riconoscere, gli ha fatto questo grande dono di misericordia e va via. Ecco il primo miracolo, che Gesù con potenza, con la capacità di misericordia, gli ha ridato, gli ha creato gli occhi che non aveva. Secondo miracolo. Guarisce a quel cieco gli occhi del cuore, prima gli occhi del corpo, poi anche il cuore. Cosa succede? Che quando
gli amici vedono questo che era cieco, che ci vede e cammina, restano colpiti e lo accompagnano dai capi religiosi, i farisei, i quali non avevano una gran amicizia con Gesù, anzi, e quindi interrogano il cieco, quello che era stato cieco, che era guarito, per capire cosa gli era successo, e lui non sa dire chi lo ha guarito, perché Gesù non si era fatto riconoscere. E alla fine gli chiedono il parere, dicono: ma tu alla fin fine cosa pensi di quest'uomo che ti ha guarito? E lui dice: ma se mi ha ricreato gli occhi non può che essere un profeta, cioè un uomo mandato da Dio, cosa ovvia diremo noi. E invece noi farisei se la prendono anche col cieco guarito e lo cacciano via. Quando era cacciato da loro nessuno voleva più stargli vicino, quindi si trova triste e solo. E quando è triste e solo, anche se ci vede con gli occhi, ecco che riappare Gesù. Lo incontra e gli dice: credi tu nel figlio dell'uomo, quello che ti ha guarito gli occhi? E l'uomo dice: come faccio a credere? Non so chi sia. E allora Gesù gli dice: sono io, ti ho guarito gli occhi perché tu possa vedermi, tu possa conoscermi e tu possa credere in me. E allora quel cieco guarda in faccia a Gesù, poi dice, si butta in ginocchio e dice: Signore, io credo. E in quel momento si attacca a Gesù per tutta la sua vita. Gesù gli aveva guarito gli occhi del cuore e gli aveva dato la fede in lui. E da quel momento il cieco diventa discepolo di Gesù. Ha trovato la strada della sua vita, seguire Gesù. Allora, concludendo questa breve riflessione, io vi faccio tre auguri. Prima di tutto vi auguro che un giorno vi accorgiate che Gesù è entrato nella vostra vita come nella mia, anche quando voi non ve ne siete accorti. Vi ha voluto bene e vi ha aiutato. Quante persone ho incontrato nella mia vita che sono state aiutate da Gesù anche quando loro non se ne rendevano conto. Lo hanno capito dopo, come quel cieco. Vi auguro che vi accorgiate che Gesù vi è vicino da quando eravate piccoli, da quando ci sono stati magari momenti di difficoltà, vi ha accompagnato. E poi vi auguro che vi accorgiate che adesso Gesù vi è vicino, come quel cieco che a un certo punto si è accorto che Gesù era vicino e che vuol farsi conoscere da voi, sentire vicino a voi. E vi auguro, terzo augurio, che nel profondo del cuore anche voi come il cieco vi sentiate di mettervi in ginocchio davanti a Gesù e dirgli: io voglio credere in te, voglio seguirti, voglio mettere la mia vita con la tua. Così avrete trovato la vera luce, come l'aveva trovata quel cieco. Vi auguro questo di cuore, buon cammino di Quaresima.